Mid dice che Odino ha separato le acque. Ha sempre avuto un debole per le frottole. Ma ci sono frottole e frottole. Non ci avrei creduto neanch'io. Vedo che tuo zio non c'è. È rimasto sulla nave. Servivano riparazioni dopo lo scontro con Line Harrier. E c'è un carpentiere a Randella. Lo vedremo una volta salpati per Cineria. Sei sicuro? A quanto so, ci sono Akashic dappertutto. In quale città non è così ormai? La piaga di Ultima si diffonde. Non ci resta più tempo, vero? Abbiamo rinforzato il rifugio al meglio, ma qualche asse di legno non sarà abbastanza. Comunque, non molliamo. Tutto può aiutare. Speriamo. Dovrei vedere Joshua, se Taria è d'accordo. Clive, che cosa desideri sapere? Ecco le ultime informazioni. Ecco a te. La situazione del regno è in continuo mutamento, Clive. Ora che Canberra è in mano agli Akashic, dovremmo trovare un altro porto. Ah, Sid! È proprio l'uomo che speravo di vedere. Hai un attimo? Non dirmi che ti serve altra cenere. Oh no, ne abbiamo ancora parecchia. Sto cercando di dar vita a un'altra invenzione del capo. Stavolta è una nuova fonderia. Ha un tetto a riverbero in cima per una maggiore termoamplificazione e un sistema di rigeneratori reciproci di ricircolazione che diciamo solo che scalderà un sacco, molto più di qualsiasi cosa Blackthorn usi nella sua forgia, poco ma sicuro. Solo i motori a Mithril scaldano di più, ma non può infilarci dentro i minerali e far uscire i metalli. Il problema è che non possiamo costruirla con i pezzi vecchi recuperati. Ci serve roba nuova. E so che una volta hai aiutato Elena a fare proprio questo. Per caso aiuteresti anche me?
Se è per il bene del rifugio, lo faccio volentieri. Oh, certo, te lo garantisco. Quindi, esattamente, che tipo di roba devo trovare? Ecco, qui ho un paio di esempi. Noi li chiamiamo echi sferici. Materiale dei decaduti. Quindi questa fonderia è davvero molto simile a un motore a mitril. Proprio così. Un po' come i fumaioli. La ceramica dei decaduti gestisce benissimo il calore. E per di più, è direzionale. Il trasferimento di calore è dall'interno all'esterno. Ma questi affari sono esterno al 100%. Allineandoli con il tetto, rifletteranno tutto il calore dritto dentro la fornace. Ne abbiamo recuperati il più possibile e io so dove trovarne altri. Il problema è che sono sorvegliati dai loro cugini grossi e brutti. Quindi vuoi che visiti delle rovine, distrugga gli echi e porti qui le sfere che custodiscono? In breve è così, sì. Ce ne mancano soltanto 3 e sappiamo esattamente dove sono. Un eco è sulla via dell'Ambra, nella rovina chiamata Piuma Perduta. Un'altra eco è a Fruscio Silente, in Dalmecchia. L'ultima eco è nelle rovine di Avvento, che si trova nell'Impero. D'accordo. Fammi gli auguri. Certo. Terrò incrociate tutte le dita di mani e piedi. Com'era? Eppure, perché accontentarsi di uomini? Stai bene, Joshua? Meglio di prima. Ma non abbastanza, questo è certo. I tagli e le ustioni sono guariti, ma il tuo corpo risente ancora di ogni incantesimo che hai lanciato. E che cosa potevo fare? Non abbiamo affrontato un nemico qualsiasi. Era il guardiano dell'oscurità. Ma comunque non è bastato. Il re poteva finirmi quando voleva. Invece ha scelto di giocare con me come uno jaguaro con un topo. Tu ti sottovaluti. Non c'era alcun dubbio. Soltanto un uomo ha imposto il suo dominio quel giorno. E quell'uomo era Barnabas. Mi spiace, fratello. Non dovevo dirlo. È che mi sono sentito così impotente, proprio ora che tutti contano su di noi. Forse anche il principe si sente così. Dove mi trovo? Fermo! Viene dal pozzo.
nonna diceva che gli spiriti si perdono e che con le lanterne ritrovano la strada. Quando se n'è andata ne ho lasciata una sul fiume. Il demone lavora nell'ombra. Sei stato tu a guidare la mia mano, quindi, ultima. No, non eri tu. Sono stato io. È mia la colpa. Mio il fardello. E per questo dovrò espiare. Le vostre ferite guariscono. I miei unguenti devono aver fatto effetto. Li prepari tu? E li vendo. O ci provo. Ci guadagno da vivere, di solito. Perdonami. Io non ho niente per... Lo so, ma non potevo lasciarvi lì in quel modo. Andrete dunque? Per forza. Sono guarito. Grazie a te e a quegli unguenti. Promettete di tornare a farmi visita? Bene, Fenice. Sembrerebbe proprio che ti debba le mie ali. Magari troverà una risposta. Presto tornerai a Walud, immagino. Non ho motivo di attendere. Nemmeno io. Io di motivi ne avrei, ma non vi fermeranno. Prendete le medicine, almeno. Ma certo, Lady Taria. Già pronti a ripartire, eh? Quanto ci vorrà per tornare a Cineria? Non so circa quanto ci abbia messo per venire qui. Anche meno, se vostro zio trova qualcuno che può rattoppare l'Enterprise. Tutto dipende da dove attraccheremo, però. Già, non è che possiamo sbarcare dove vogliamo. Dobbiamo supporre che tutta Cineria sia ostile e che ci attaccheranno a vista. Servirà un approdo incustodito. Forse so chi può indicarcelo. La professoressa! Corro ad avvisarla! Mentre pianificate la rotta, andrò dal saggio alle librerie. Voglio la sua opinione su Ultima. Parlerò a Caron delle scorte per il viaggio. Non ne troveremo molte a Cineria. Il corpo di tuo fratello non potrà reggere questi ritmi. Questo lo sai, non è vero? Lo so. In questi 5 anni hai visto il mondo più di chiunque altro in tutta la sua vita. Peccato tu non abbia avuto tempo di godertelo. Avrò bisogno di un po' di tempo per preparare gli altri ingredienti. Chiedi pure, se ti serve qualcosa. Forse non avremo le risorse di tutti. Un complimento. Ah, Clive! Mi chiedevo quando saresti arrivato.
Ti prego, dimmi che sei venuto fin qui per liberarmi dal nostro giovane prodigio. Non cerco Mid, ma informazioni su Cineria. Allora chiedi a Molly di mostrarti la cenere nel suo forno. Dimmi pure. Quando l'Enterprise sarà pronta, salperemo per Dorso di Drago. Dovremo sbarcare in un luogo sicuro. Magari un luogo che non trasformi la mia nave in un relitto. Se fosse davvero così semplice, credi che Walud avrebbe resistito tanto all'invasione? Sappiamo molto poco su Cineria, e le informazioni che abbiamo sono frammentate e ormai obsolete. Dobbiamo ringraziare Re Barnabas per questo. Da quando è salito al trono, i confini waludiani sono rimasti chiusi ai forestieri. Se esiste un luogo sicuro per sbarcare, non sarà sulla mia mappa. Ma dici cosa troveremo? Di certo ne sai più di noi. Niente relitti, vero? Va bene, se servirà a liberarmi di voi. Ma se mi interrompete, è finita. Intesi? Barnabas Talmr, colui che chiamano l'ultimo re. Se comprendi lui, allora riuscirai a comprendere tutto il regno di Walud. Barnabas era soltanto un bambino quando è arrivato da oltre i mari del sud. E a malapena un uomo quando ha unito le eterogenee tribù di Cineria. E dopo averle scagliate contro Veldermark, ha stabilito il proprio trono tra le antiche rovine del regno. La sua vittoria riuscì a scuotere tutta Valistea. I racconti della possanza di Odino fecero il giro di tutte le corti, i salotti e le bettole del regno. Nota che stiamo parlando dell'anno 843. E che il re siede ancora lì, sul suo trono, ben 40 anni dopo. Quasi immutato dal tempo. Data la recente inattività di Walud, molti pensavano che Odino non avesse più interesse per la guerra. E invece eccoci qua. La Ain Harrier si è schierata in prima fila, un'audace dichiarazione d'intenti. Gli orchi sciamano a Zanna di Drago e orde di Akashic infestano le strade del Kander. Ma come il caos che seminano possa essere utile a Walud, ancora non lo sappiamo. Ciononostante, se l'ordine d'attacco è giunto direttamente da Re Barnabas, sicuramente una cosa è certa. Walud è riuscita a compiere l'impossibile. Cioè si è alleata con gli uomini bestia e i corrotti dall'etere al contempo. Che è un modo indiretto di dire che vi ritroverete in una situazione ignota una volta messo piede su Cineria. Buona parte del continente è già stata invasa dalla piaga. E quei pochi porti rimasti sono pesantemente sorvegliati. Per non parlare di tutte le sue difese naturali. Le correnti di risacca spingono le navi impreparate verso il mare aperto e il momento dopo contro le rocce delle coste. Ma è da dire che l'Enterprise non è certo impreparata e che Mid è già approdata a Cineria in passato. Adesso, se solo avessimo con noi qualcuno che conosca bene la costa ombrosa e i punti in cui un uomo intraprendente possa sbarcare. Visto, Clive, avevi già la risposta. Puoi riportarci su quella spiaggia, Mid? Ti ho raccattato, no? È stato difficile, le correnti sono rognose. Ma sai, fosse facile, che gusto ci sarebbe? Ben detto. Grazie, Lady Vivian. Se qualche buon consiglio e delle chiacchiere da taverna meritano tanti ringraziamenti da parte tua, chissà cosa mi procurerebbe un maggiore uso dell'intelletto. Forse altre visite. Mid, voglio tutti nella sala comune. Ora vado a chiamare anche Joshua. Sì, capitano. Tutti pieni di ne avrai di belle da raccontare.
Non dirmi che abbiamo finito le noci peggio. Oh, con il peso di tutta quella robaccia. È una ragazza sveglia. Allora, che ti serve? Nemmeno un graffio, eh? Finito? Oh, bene. Non so se Doris accetterà aiuto, ma posso parlarle. Dove sei? Posso aiutarti, Sid? Sto cercando Doris. È qui? Temo di no. È al rifugio di Marta per un incarico. Il mio incarico, in realtà. Quando ha saputo di che missione si trattava, ha insistito per andare da sola. Ah, sì? Qual era la missione? Indagare su alcune nuove informazioni. I portatori che hai aiutato a liberare Annido del Drago si sono dimostrati disposti a parlare della loro cattura e del loro aguzzino. Lo schiavista che la squadra di Cole cercava al momento dell'attacco. Andrò a parlarle. È al rifugio di Marta, dici? Se non è ripartita, sì. Spero sia tutto a posto. Perché Doris vuole andare da sola? Cole faceva bene a preoccuparsi. Vi prego, vostra grazia. Ah, mio Lord Marchese. Il più grande onore della mia vita. Ma ora... Perciò vi esorto. I vostri compagni sono molto... Devo ammetterlo. Ma ora capisco. Iote, c'è qualche problema? Mi sembri turbata. Forse posso aiutarti. Mio signore... sì. Forse potreste. Si tratta di vostro fratello. Le sue condizioni peggiorano ancora. Sebbene cerchi di nasconderlo, soffre sempre di più per le sue lesioni al petto.
Proprio come temevo. Ci sono elisir che possono alleviare le sofferenze di chi è colpito dalla maledizione, ma... Ma? Ma il caso di Sua Grazia è molto grave. Gli infusi che sono riuscita a preparargli fino ad ora hanno smesso di essere efficaci. Così ho consultato Taria e alcuni dei miei compagni fra le fila degli imperitori sulla possibilità di trovare qualcosa di più forte. Fortunatamente ho trovato una ricetta. Il fatto è che l'ingrediente principale dell'infuso è molto raro da trovare e le nostre scorte sono quasi esaurite. A meno di recuperarne altre, le sofferenze di vostro fratello diverranno intollerabili. Mio signore, so che non ho alcun diritto di farvi richieste, ma mi aiutereste per il bene di Joshua? Per Joshua? Certo. Grazie, mio signore. Dimmi, quale sarebbe l'ingrediente? Una pianta rara di nome Erba Pietra. Cresce solo dove l'etere è più denso. Il vigore che accumula nel suo stelo contrasta la maledizione. Abbiamo scoperto dell'erba vicino all'acquedotto di Rosaria, ma purtroppo altro etere è eruttato dalla terra circostante, generando un flusso nell'area. Continueremo a cercare altre fonti, raggiungibili senza il rischio di trasformarsi. Quindi il problema è raggiungerla. L'erba pietra stessa non risente del flusso. Beh, no, ma... Andrò io a prenderla. Oh, ma, mio signore... Dovete ancora trovare un'altra fonte. Per ora l'acquedotto è l'unica possibilità. Inoltre, sono un dominante. L'etere non mi tocca. Beh, se ne siete proprio sicuro. L'erba pietra è facilmente identificabile dai suoi fiori rosso sangue. Cercate intorno all'acquedotto e la troverete sicuramente. Io resterò qui a preparare gli altri ingredienti. Come si fa a separare le acque? Caron ci fornirà tutto il possibile per il viaggio a Cineria e dice che rinuncerà al pagamento. Fino al nostro ritorno, ovvio. Non ho motivo di pensare al... Clive, questo lo devi sentire. Saggio, prego. Ricordi quando abbiamo parlato della natura divina di Ultima? Beh, da allora ho approfondito molto l'argomento. E le mie scoperte sembrano concordare con quelle di Sua Grazia. Ricorderai che le mie ricerche sulle origini di Ultima sono iniziate dall'affresco di Porta Fenice. Ma per quanto lo ritenessi importante, i suoi segreti continuavano a sfuggirmi. Ora, però, io credo di sapere dove trovarne un esemplare completo, quello che ci darà tutte le risposte. Mastro Clive, per caso nei tuoi viaggi hai sentito parlare del circolo di Malius? Suppongo di no, dico bene? Questa fede prosperava, era la religione più antica dei regni gemelli, e sebbene alla fine essa scomparve da Ciclonia, accenni della sua dottrina sono rimasti in culti quali gli ortodossi dei cristalli. Dici che è scomparsa da Ciclonia? E da Cineria? Quando emergono nuove religioni, molto spesso i loro vecchi monumenti vengono abbattuti o riadattati. Ma in assenza di nuovi culti, forse gli antichi templi potrebbero persino essere rimasti intatti. Quindi, capisci ora? Capisci perché devo accompagnarti a Walud? Sembra che il passato abbia ancora molto da insegnarci. Sarebbe stato impossibile senza le riflessioni di Moss. Pensare che non vi siete mai separato dagli scritti del mio vecchio mentore. È un vero sollievo saperli in buone mani.
Li proteggerò con la vita. Joshua, vieni nella sala comune se hai finito. Ho intenzione di parlare con tutti. Certo. Mid ha detto che potrà guidare l'Enterprise. Chiedo scusa. Ormai sapete tutti dove andremo e perché. Quindi non vi darò i dettagli noiosi, solo quelli importanti. Se proviamo ad avvicinarci a Stonir via mare, potremmo essere avvistati e cadere vittime dell'artiglieria nemica. Dunque, sarà meglio che noi sbarchiamo sulla costa sud-ovest e raggiungiamo Dorso di Drago a piedi. Ho detto noi, ma è molto probabile che tutta Cineria sia sotto il controllo di Ultima. Un gruppo numeroso attirerebbe troppa attenzione. Rallenterebbe la nostra marcia e richiederebbe rifornimenti difficili da ottenere. Quindi andremo soltanto io e Joshua. E uno scout. Meglio se abile. Gav, tu ne conosci uno? Puoi scommetterci le chiappe. Ma vorrei comunque prendere in prestito qualche mappa di Lady Vivian, giusto per sicurezza. Quando ci avrete lasciati sulla costa, dovrete ritirarvi in acque neutrali. Battete bandiera mercantile e non date nell'occhio. Se sentite che qualcosa non va, lasciateci lì e tornate a Ciclonia. Discrezione è il mio secondo nome. Ma col cavolo che abbandono qualcuno. Non ci muoveremo finché i vostri brutti musi non saranno a bordo. Jill, l'Enterprise sembrerà un bersaglio facile sia per i realisti che per i pirati. Dovrai impedire che venga abbordata. Non preoccuparti. Terrò al sicuro nave ed equipaggio. Vi occorrerà un passaggio a casa, dopo tutto. Ma molto bene. Se non ci sono domande, ci vediamo tutti al molo. Prima che tu te ne vada, ho bisogno di parlarti. Certo. Sento che a Cineria troveremo quel che cerchiamo. Qualcosa non va. Per niente. E dai, non si può più salutare un amico. Volevo solo dirti che terrò tutto in ordine, mentre tu salverai il mondo. Ti prendo in parola.